Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Questa sera è una puntata tutta dedicata allo stile e alla moda. Allora esploreremo tutte le nuove tendenze per questa stagione primavera-estate per ragazzi e ragazze di tutte le età. Ma iniziamo subito dedicandoci a un qualcosa che di noi può veramente fare la differenza. Parliamo della cura per le nostre mani, della cura per i nostri capelli, insieme a Laura Trantien, titolare di Mani e Piedi Nail Spa Academy. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Insieme a Grazia Cassanelli, ambasciatrice italiana nel mondo per l'acconciatura Grant. Buonasera anche a Grazia. Allora, iniziamo subito parlando di noi. Allora, i capelli, le nostre mani sono quello che ci danno una sorta di personalità, è quello che si nota, ma è quello su cui tantissime volte cadiamo. Allora, vorrei iniziare proprio dalle mani, perché è un punto che le donne iniziano a curare man mano che crescono, perché si rendono conto che gli uomini veramente guardano le mani dicono molto di una donna, però c'è anche da dire che quando una donna si rende conto che le sue mani non sono a posto, vuole sistemarle in un attimo. E tante volte si hanno serie problematiche, perché di unghie che fanno male, di unghie che si spezzano e sotto non rimane più niente. Allora, quello che vorrei capire subito per iniziare è come si deve trattare bene un'unghia. Ci sono dei trattamenti che possono essere un po' rischiosi per noi da evitare, o ci sono metodi e modi di fare che invece ci danno sicurezza? Allora, sì, per quanto riguarda il mondo della nail, è un mondo assolutamente vasto. Si riesce ad avere una mano curata se la si cura costantemente, quotidianamente. E notavo che si sono curati tutti le mani, tutti, certo. Automaticamente, sì. Costantemente e comunque con dei trattamenti che possono essere di paraffina, possono essere bagni in creme, burri di karité, eccetera. Mm-hmm. Questo anche per quanto riguarda comunque una cura della cute, no? Non curiamo, noi tendiamo a curare sempre solo il viso, sì. La maggior parte delle donne cura quello, però abbiamo mani e viso costantemente in presentazione di fronte a tutti, certo, nel senso che comunque ci alziamo, ci mettiamo la crema sul viso e ci dimentichiamo le mani, perché la texture della pelle è la stessa, è immedesima. Quindi innanzitutto bisogna cominciare a curarla un po' di più con creme, oli e trattamenti. E poi laddove non si riesce a curare soltanto ed esclusivamente con quello che sono i prodotti, si può ricorrere alla ricostruzione. Dove vorrei spendere due parole? Sì, perché era su questo che dicevo, le unghie sotto quasi inesistenti, perché uno ha delle mani bellissime, per un mesetto le toglie e dice, ecco, mamma mia, non, come fa? Non è la ricostruzione, la ricostruzione non danneggia l'unghia, i prodotti che vengono utilizzati per la ricostruzione non sono assolutamente non conformi a quello che può essere la nostra struttura dell'unghia di base. Nasce 35 anni fa più o meno. La tecnica della ricostruzione nasce in Vietnam, dove noi sappiamo essere il maggior produttore al mondo di riso, e le donne che lavoravano nelle risaie, è sempre a contatto con l'amido. L'amido cos'è? Un lievito naturale, quindi espandendosi, se c'era qualche microbo o qualcosa, rovinava l'unghia. Allora hanno cominciato a fare ricostruzione per proteggerle. Io ce l'ho da sempre, non potrei permettermi di mettere qualcosa sulle mani che poi me le rovina, no? Adesso voglio dire, non sono così autolesionista. È molto importante come viene trattata prima, durante e soprattutto dopo, nel momento in cui io tolgo una ricostruzione. Il motivo per cui si rovinano le mani è perché spesso l'operatrice, che non è preparata bene sul campo, ma spesso fanno questi corsi che vengono fatti da delle aziende che vengono formati su quello che è il prodotto e non su quello che è la struttura dell'unghia, che invece è fondamentale, vanno a limare, a grattare troppo e lì rovinano l'unghia, certo. Ma non è assolutamente il prodotto. Quindi non è tanto il prodotto, non è tanto il trattamento, ma è proprio la modalità di applicazione con esatto. O con cui si levano. Benissimo, la stessa domanda io la farei rivolta ai capelli, perché anche qui dobbiamo stare molto attenti, soprattutto certo. Con l'arrivo del caldo i capelli sono difficili da gestire, tutte le rigge vogliono diventare lisce vogliono diventare rigge, però questo fa sì che i nostri capelli si rovinino inesorabilmente. Allora anche qui ci sono tecniche più adatte, è la modalità che fa la differenza? Certo, e come appunto abbiamo prima un attimino discusso, il fatto è che tantissimo tempo fa, almeno 10 anni fa, c'erano prodotti che comunque erano molto aggressivi, se vogliamo dire.
Adesso sono sicuramente molto, molto più trattanti, perciò sicuramente oggi con la cura del capello, oltre che diciamo, lavorare con prodotti meno aggressivi, perciò poter dare nello stesso tempo una cura mentre lavoriamo e facciamo, che ne so, un lissage piuttosto che delle ondulazioni, visto che sta anche tornando di moda anche questo movimento che per tanto tempo, diciamo, è rimasto liscio, liscio il capello molto dritto. Mm-hmm. Perciò in questo caso qua, anche con questi leggeri sostegni, si possono creare delle onde magnifiche senza aggredire il capello. E adesso proprio tra un attimo le vedremo queste onde, queste nuove tendenze, perché infatti proiettiamoci in questa stagione, soprattutto nell'estate, cerchiamo di capire un po' quali sono le nuove tendenze. Per esempio, io vedo, tu mi hai portato dei colori bellissimi, tanto fluo anche, sta andando tantissimo. Sì, io non amo particolarmente il fluo, è un mio gusto personale, però va tanto, le richieste sono parecchie. Io, se posso dare un consiglio, preferisco farlo sempre al limite facendo un French col mm-hmm. fluo, perché è un po' più delicato che non su tutta l'unghia, anche perché se non hai 20 anni e delle mani perfette, non è un colore, certo, che non ti puoi permettere, certo, non ti devi permettere soprattutto. Sì. Quindi vado più su una gamma di colori abbastanza tradizionali, nonostante il colore tradizionale, c'è il blu, c'è il verde, che comunque la mia scelta di colori, perché ci sono di tutte le sfumature, va sempre su un colore che ha un minimo di classico, quindi anche la donna di una certa età può permettersi di mettere il blu. Se avessi il blu fluo, un fosforescente o un azzurro in carta da zucchero, limiterei tantissimo. Dipende sempre, con le unghie in realtà è quello che non uso addosso, lo uso sulle mani. Sì, e quindi si lascia abbastanza spazio a quello che sono le voglie di ogni singola cliente, che può essere dallo smalto piuttosto che nell'art, disegni, decori, brillantini, sì, ci si mette veramente di tutto. Sì, è quel pizzico di follia che ci possiamo concedere, però dobbiamo ricordarci che comunque, come dicevo all'inizio, è la nostra presentazione, per cui quello stile, sì, quel che siamo, deve ovviamente rimanere. È arrivata per fortuna anche in Italia. In America, quando fai un colloquio di lavoro, normalmente tendono a guardarti molto le mani, perché a seconda di com'è le mani, se sei una persona stressata, se è emotivamente, comunque sia, se è una persona che riesce a reggere determinate responsabilità o meno, no? Da, certo, dove mangi le unghie, da come ti mangi le cuticole. Mamma mia, io oggi perché farei una pessima figura, non mi assumerebbe nessuno, ma confido molto in tanti trattamenti, Laura. E trattamenti. E allora anche i capelli possono dire tanto di noi. Vediamo quest'estate che cosa ci porta. Io partirei a parlare dei capelli lunghi, perché sì, sono quelli che fanno più disperare, perché tutti gli anni si parla della moda del corto, benissimo, però chi li ha lunghi non sa mai cosa farne. Anche perché c'è da dire che chi li ha lunghi raramente osa tagliare, perché ci vogliono anni e anni e anni. Vero. Allora io chiederei alla regia di iniziare a mandare qualche immagine dei nostri capelli lunghi, partiamo magari dall'oscuro, così vediamo come si possono trasformare con poca fatica, rimangono, e vediamo le tendenze dell'estate. E allora, questo che cos'è? Per esempio, questo è un liscio iniziale, sul quale si può lavorare in che modo? E su questo qua, allora, se parlando di un lissage, se magari abbiamo un capello movimentato, mm-hmm, possiamo creare, diciamo, questo liscio perfetto con questi lissage, che sono comunque molto trattanti, molto idratanti. E come colorazione invece qui, diciamo che ci sono queste leggere sfumature che, se tu vedi, sono tono su tono, sono fatte in maniera veramente molto naturale, proprio perché in previsione di questo del sole, dell'estate, la donna ha voglia di ottenere questi movimenti di colore che sono veramente leggeri, certo, e si possono ottenere veramente con poco. E cioè allora benissimo, chiederei di continuare con una carrellata di immagini proprio per far vedere, ecco, continuiamo a vedere, facciamo scorrere anche la prossima immagine, perché sono tornate le onde che stavi, sì, dicendo, per cui i capelli lunghi possono diventare in un attimo corti, in un attimo torniamo alle dive, no? Alle dive, quel look, perciò Marilyn, voglio dire, ecco, la vediamo per esempio. E praticamente anche questi, si usano moltissimo anche questi raccolti, comunque veloci, ma non quei raccolti proprio da parrucchiere, diciamo, ma questi che con pochi tocchi, anche magari una donna a casa, se magari riusciamo a educarla, nel senso, dicendogli, facendo determinati movimenti, riuscire a
creare, diciamo, da un lungo anche un onde e un carré, certo. Una pettinatura. Poi è passata un'immagine anche di un effetto bagnato che può essere molto divertente, sicuramente comodo, sì. Per l'estate. L'ultimo minuto lo dedichiamo alle nuovissime tecniche, perché abbiamo parlato di ricostruzione, ma si sente tanto parlare anche di smalto semipermanente, che può essere un'alternativa per avere un qualche cosa che si può cambiare, ci si può giocare. Cos'è esattamente? Allora, sì, io non fare confusione tra ricostruzione e smalto semipermanente. Lo smalto semipermanente è uno smalto. È uno smalto che si asciuga con una tecnica fotoindurente, quindi comunque sotto una lampada, però è comunque uno smalto. Non rinforza l'unghia, non dà una struttura all'unghia, dura più a lungo perché copre la porosità dell'unghia, quindi tende a durare un po' più a lungo, ma è uno smalto. Superiamo le tre settimane, siamo sulle 3 settimane, andiamo al mese, no? No. Cioè anche possono stare costante. 3 settimane, ma io voglio vedere una crescita di 3 settimane su una cliente col rosso che dopo diventerà un bicolor, no? Quindi comunque è sicuramente perfetto, certo. 10-15 giorni, dopodiché sarebbe da cambiare anche per una questione, insomma, di cura personale. Certo, assolutamente. Allora, benissimo, io vi direi di continuare a restare qui con me, perché approfondiremo ancora qualche cosina sulle nuove tecniche, perché so che si usa il burro di cacao nei capelli, questa cosa è molto interessante, ma tra pochissimo parleremo anche di voi uomini che siete all'ascolto e vi daremo tantissimi consigli proprio veramente di moda, per cui state qui.